Teo Viola, allora, oggi buona la prima per quanto riguarda il doppio. Sì, buona la prima, è stato un doppio particolare, siamo partiti sul 4-1 sotto, perché abbiamo perso 3 punti secchi, 3-40 pari, andati male, ci siamo trovati 4-1 sotto e poi siamo stati bravi a rimanere là e a giocare tutti i punti e alla fine è girata dalla nostra parte anche molto bene, perché abbiamo alla fine è finita 6-4-6-0 per noi, quindi bene così, fiducia per la prossima partita. Prossima che sarà domani nel singolo, aspettative e prospettive? Aspettative non ne ho, spero solo di fare una buona partita contro un ragazzo che conosco molto bene, Adrian Ungur, che sicuramente è stato un ottimo giocatore, ancora tuttora lo è ed è anche un po' la mia bestia nera, perché nei tornei comunque Challenger e Future non sono mai riuscito a batterlo, quindi speriamo domani sia la volta buona. Non è certo la prima volta che partecipi al Venice Challenge, che cosa ci puoi dire dell'organizzazione del Tennis Club Mestre e di tutto quello che gravita intorno a questo evento? È fantastico che il TC Mestre comunque si riproponga ogni anno e che riproponga un torneo di questo livello, perché comunque per la nostra zona è fondamentale e il TC Mestre si sta facendo notare per questo, e ci tengo anche a ringraziare Pasquale Marotta per avermi dato la possibilità anche quest'anno di giocare in tabellone, dove altrimenti io con il ranking attuale non sarei riuscito a entrare, quindi ovviamente sono sempre in debito con il Tennis Club Mestre, che comunque è sempre stato nel cuore. E magari so che forse è una prospettiva un po' azzardata, non per le tue capacità, ma perché ci sono tanti tennisti qualificati, di essere profeta in patria, visto che sei mestrino di nascita almeno. Sì, profeta in patria sarebbe un sogno, ma insomma, tanto pensiamo partita per partita, è ancora lunga. E niente, l'importante è che mi diverta e che riesco a esprimermi al meglio, insomma, quello che sto cercando di fare nell'ultimo periodo.